Buonasera, ecco le ultime news dal set di Remedios. Se siete d'accordo, io proporrei di passare subito al 2021. A belli alle ragazze! Quest'estate ricordatevi che gli uomini con la pancia sono quelli che hanno rispettato la quarantena. Ma che razza di mondo lasceremo alla regina Elisabetta? Comunque non è detto che stando in quarantena si debba per forza impazzire. Parlavo proprio poco fa col mio frigorifero. Che belli tempi in cui dovevamo inventarci una scusa per stare a casa. Una volta, se ti scappava una scorreggia, dovevi far finta di tossire. Adesso, se ti scappa un colpo di tosse, devi far finta di scorreggiare. Italiani, popolo di santi, navigatori e poeti, e finti corridori. Volete sapere come sarà la fase 2? Come la fase 1, ma maniche corte. Voglio in casa una, percepite? 4. Poteva andare peggio se succedeva 15 anni fa, chiusi a casa col telefonino Nokia 3310 e con soli 50 messaggi e 10 ore di conversazione. Siete proprio convinti che chiudere in casa marito e moglie per 15 giorni sia la soluzione migliore per avere meno morti? Finita la quarantena, che ci farete con tutta quella pasta? Apritevi un ristorante! Beh, cari amici, questo era un po' di cazzeggio su Facebook. Ora il collegamento passa ai nostri specialisti. Ciao Ange, a Firenze prima del lockdown siamo andati a trovare Francesco nella sua gelateria. Le strade piene di gente, lui stanco ma felice. Oggi una Firenze spettrale, la gelateria chiusa, lui triste, io con lui, investimenti e progetti inutili. Ange, ma lo sai che Bianca ha frequentato la quinta elementare via internet? Ha realizzato che il prossimo anno starà in prima media e non potrà più salutare vecchi compagni, ne è molto dispiaciuta. Per me il centro è chiuso e la mia quotidianità è stravolta. Le presenze di sempre è un ricordo seppur non lontano. Di positivo sono le mie sessioni lasciate lì. Io ho dei sentimenti opposti. Da una parte mi piace stare in isolamento, dall'altra però a volte mi sento sola, come se non fossi completa senza gli altri. Avere una creatura che mi fa le fusa quando mi vede, certamente fa vedere le cose in maniera diversa. È molto saggia lei. Appena mi sveglio, un'angoscia mi opprime. Il sole tarda a sorgere dentro di me. Poi la giornata si snocciola. Cose da fare, da pensare, da combattere, da perdere, poche da vincere. E l'associazione, la fattoria, la rigidità, le catene che invece di scioglierle vengono applicate. Una professione che ha consumato anni della mia vita e che ho sentito estranea, ma che ho amato e mi ha trasformato. Ma alla fine, anche la notte più buia conosce il chiarore dell'alba. E poi un giorno ti svegli e ti accorgi che il mondo è cambiato. Non si può più uscire di casa. È cambiato, sì, per la maggior parte di noi. Ma per quelle persone che sono ricoverate nelle case di riposo, in attesa di una morte più lenta possibile, cambia tanto, perché abituati come sono a stare chiusi da chissà quanto tempo, sono i primi a pagare le conseguenze di questo virus cattivo. Piano piano si porta via persone più fragili, deboli, con la quasi totale indifferenza di tutti. Ed è a loro che va il mio pensiero, perché sono stati il nostro passato, la nostra storia,
è parte della nostra vita. Bene, ora possiamo iniziare. A sinistra. Però mi è dispiaciuto non andare da mamma per Pasqua. Ma poi ci ho pensato. Meglio aspettare a casa mia che rischiare cose brutte. Basso a sinistra. Assassino che ti prende le spalle ed essendo invisibile non puoi fermarlo. Adesso in basso a destra. Avrà una fine. Pertanto mi sono abituato al nuovo stile di vita. Abbiamo finito. Grazie. Sì, la cura siamo noi, con i nostri comportamenti.
traghetto vuoto, il bar chiuso, nella mia parrocchia non c'è parroco. Veniva quello di Mazzaccara la domenica a celebrare la messa. Deus i duvaghi. Adesso non si può spostare neanche lui. E tiriamo avanti così. Vi dico cosa ho fatto il 4 maggio. Mi sono alzata molto presto. Era un'occasione troppo importante. Sono andata a trovare le mie sorelle, che pur non potendoci abbracciare è stato emozionante dopo tanto tempo. Se dovessi trovare una similitudine tra quello che è stato in questi due mesi il coronavirus e la situazione soggettiva, mi sentirei di dire che la solitudine interiore ben si colloca sul livello complementare alla patologia poc'anzi descritta. Ciò che mi sento di dire è questo: mai come in questo momento la solitudine da coronavirus collima col mare oscuro. In questo periodo di quarantena ho apprezzato il valore dei soldi. D'ora in avanti, prima di spenderli, starò più attento. Dalla finestra al piano alto, strade vuote e città deserta. Fra casa e giardino io rifletto sulla nostra piccolezza. Qualche voce virtuale non può riempire le distanze del cuore quando figli e nipoti sono lontani. Ma in compenso, nel cielo ridiventato bambino, l'aria è pulita. Le api si riprendono le case di fiori e i fenicotteri danzano sul tappeto rosa dello stagno. E noi ci guardiamo a distanza e sogniamo abbracci contagiosi d'amore. Quarantena forzata, dura prova per tutti noi. Reagire, sì, ma quando arrivava lo sconforto, perché arrivava, dovevo fare i conti con me stessa. Allora, ripensando a una frase di Frida Kahlo, innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi, ho scoperto di volermi ancora bene. Piano. Meno male che uscivo con mammina a innaffiare i fiori in giardino. Spero che nessuno mi contagi coronavirus. Coronavirus, mi ha fatto solo un baffo. La mattina presto vengo a vedere i cavalli e le caprette. Facevamo lunghi bagni di vita, bagni bollenti come una sconfitta. La vita
che se ne va di dosso. Tutto si è perso, il mondo intero scomparso, gli occhi ancora pieni di tutto e niente più intorno, soli, separarsi ogni giorno. Bisogna starci in groppa in quella solitudine. Sole che fruga indiscreto fra le mie ciglia, frammenti di carta trovati in un cassetto, mani che ti prendono il cuore. La gente muore perché non può respirare. Le vedi le bandiere alle finestre? Si canta o bella ciao a squarciagola per sentirsi insieme. Così la paura va via. Basta, quella che fa lievitare il pane, cresce e prende vita. Il giardino è in fiore e gli amici ti aspettano. Nulla è perduto, tutto si trasforma. Hai sbattuto la porta sulle mie fragilità. Eri una cosa lontana, che a noi, no, a noi non ci avrebbe sfiorato. Ed ora sei in ogni mia paura, ci hai allontanato da chi ci ama, ci hai tolto un abbraccio e ci hai nascosto il viso. Ma arriverà il giorno che toglieremo le maschere e ci stringeremo talmente forte che quell'abbraccio rimarrà per sempre. Ora, per favore, vai via. Quando aprirò la porta, voglio sentirmi libera.